Se il vostro obiettivo è giocare bene in Full HD ma spendendo il minimo possibile, beh, sta build fa al caso vostro, ragazzi. È una build proprio tirata al centesimo. Fare di meglio è quasi impossibile. Ma magari, boh, vi sfido nei commenti a portare qualcosa di meglio rispetto a quello che ho portato io. Ma detto questo, ragazzi, parliamo un po' di sta build. E non vi dico ovviamente prezzo e componenti adesso, perché sennò che volete da fare video? E niente, ne parliamo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e come introduzione oggi si parla di una build economica per giocare bene in Full HD e vi spoilero subito senza la 6500 XT ma con una scheda video seria. Questo perché? Perché magari pensate, ah beh, hai portato l'ennesima build da 800€ con la 6500 XT. No ragazzi, quella c'è sta sul canale, la trovate e l'ho anche testata perché l'ho assemblata e per farvi vedere come andava. E oggi invece vi voglio portare una build un po' più complessa, e complessa per modo di dire, in realtà è simile a quella ma con una scheda video un po' più performante, insomma tirando il prezzo al minimo in maniera tale di assemblare una build per giocare bene in Full HD con soli. Volevi salvare il prezzo, eh? E invece no, aspetti fino alla fine del video. Ma detto questo, ragazzi, prima di attaccare con i vari componenti e vi dico un po' come va il tutto, beh, dovremmo prima fare un po' di sponsorizzazione a me stesso, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, c'è un bottoncino rosso, lo cliccate, è gratuito, mi supportate, mi sopportate così. E niente, c'è anche la campanella che se la cliccate non vi perdete i prossimi video, ma soprattutto giù in descrizione, visto che bisogna tirare al centesimo per fare una build del genere, c'è il canale Telegram delle offerte, che se voi lo entrate dentro ci stanno tutti i giorni bombe varie sull'hardware, non solo. Oltre a quello c'è anche il tracker di schede video, ma la scheda video che andiamo a mettere non ha bisogno di un tracker perché ci sta sempre. E poi chat di gruppo per farsi quattro chiacchiere o per consigli vari sulla build, assemblaggi e cose varie. Ma detto questo, ragazzi, attacchiamo subito con i componenti perché, beh, il tempo è poco e bisogna sbrigarsi. Detto questo, ragazzi, attacchiamo subito con il case, che è uno dei componenti che poi potete fare quello che vi pare. Io ce lo butto lì un case di solito, soprattutto sulla build quella da 7,50 che vi ho portato da recente. Avevo messo un bel Antec che è un best buy sotto i 50 euro. Ma ad oggi i case Micra TX sono svampati da Amazon. L'unico che si trova a buon prezzo è l'Aerocool Aero Mini, che è un case da 50 e passa euro, 52-53. Si trova sia bianco sia nero ed è mesh, ma c'è una sola ventola. Ma questo, vabbè, anche il case dell'Antec era così. Beh, un bel case Micra TX, perché la scheda madre che andiamo a montare Micra TX, che devo dire non è per niente male. Monta schede video fino a 327 mm e 161 mm per quanto riguarda il dissipatore, e Micra TX, quindi un formatore forma, l'avete capito, e anche un bel tunnel per l'alimentatore. Insomma, ben curato, mi sembra un buon case. Insomma, quante volte ho detto insomma. Per quanto riguarda il cuore pulsante della nostra build, ci sarà un bel i3 12100F. Allora, in un primo momento ho pensato all'11400, ma per stringere il budget al più possibile questo, ci tocca prendere sto 4 core 8 thread da 4.3 GHz con i suoi 90 watt massimi di consumo e un buon dissipatore incluso, perché comunque la rivisitazione del dissipatore integrato di Intel non è malaccio, non è, è top, ma per tirare una build al centesimo bisogna usare quello, se no vi piate i vostri 30 euro e vi comprate un dissipatore aftermarket. E comunque giù in descrizione vi lascio tutti i vari link, compreso anche quello se per caso vi interessa. Per quanto riguarda il costo, sto 12100F ve lo portate con circa 120 euro, e mi raccomando a comprare quello con il box perché ci serve il dissipatore. Detto questo, passiamo alla scheda madre, che ahimè io non sono uno solito a consigliare le H delle schede madre Intel, ma mi tocca per tirare il budget. In questo caso vi presento la H610MA Asus Prime, una scheda madre Micro ATX e di discreta qualità, solo due banchi di RAM. Oltretutto la RAM, ragazzi, sulle H610 è limitata a 3200 MHz, perché è sì possibile fare attivare l'XMP, ma è possibile portarla alla frequenza massima di supporto del processore, in questo caso 3200 MHz. Altre limitazioni le abbiamo sulle porte degli NVMe, che sono a 4 linee 3.0 il primo e 2 linee soltanto 3.0 per quanto riguarda il secondo, quindi alta limitazione. Però raga, per 100 euro è una grande scheda madre, cioè c'è poco da fare, bisogna stringere il massimo di budget per portare sta build al prezzo che vi dirò alla fine, cioè non c'è altrimenti, quindi ce tocca via sta scheda madre. Per quanto riguarda l'alimentatore, ragazzi, un alimentatore semplice come direbbe il caro Seddi, un bel MVE di Cooler Master, l'MVE White, parliamo del 600 watt che costa 50 euro e che ci permette di averci un buon alimentatore
e abbastanza affidabile senza grandi costi. Per quanto riguarda le RAM, ragazzi, prendiamo delle Kingston Fury Beast 3200 MHz CL16, ce le portiamo a casa con 73 euro, e quindi stiamo a posto. Ovviamente, ragazzi, i prezzi poi si allineano, quindi io vi dico i prezzi ad oggi, poi magari domani costano di più, quindi ovviamente per quello esiste la chat di gruppo, che se vi interessa magari rivediamo il componente nel giorno singolo in cui la state vedendo o state per acquistare la build, insomma. Per quanto riguarda l'SSD, ragazzi, Western Digital SM570, circa 90 euro l'SSD, 90-95 in base al periodo. Abbiamo 1 tera e velocità fino a 3500 MB per secondo, quindi abbiamo ovviamente un SSD Gen 3 per quanto riguarda il PC Express, e un ottimo SSD, ragazzi, nulla da dire a riguardo, forse l'unico che sotto i 100 vale la pena acquistare, anzi anche di più in realtà, intorno, prima stava intorno ai 100 e comunque era consigliato, ecco. Quindi che dirvi, abbiamo detto case, alimentatore, mobo, CPU, RAM, SSD, ci manca l'elefante nella stanza, ovvero la scheda video, che, ragazzi, sta scheda sti giorni è crollata di prezzo in maniera assurda. Le Radeon, perché parliamo di una Radeon, sono praticamente ad MSRP quasi tutte, non tutte, ma quasi tutte. Parliamo della RX 6600, ragazzi, una scheda video che, se vedete il video che ho pubblicato all'uscita, soprattutto quando era uscita, che stava tipo a 550 euro come prezzo, era follia, vista che c'era la 6600 XT a 50 euro di più. Ad oggi, ragazzi, a 360, perché di questo prezzo stiamo parlando, 360 euro, è un best buy, è l'unica scheda video che ci permette di giocare bene in Full HD, ma per bene intendo che possiamo maxare i giochi e stare sopra i 60 fps, e vi dico, per esempio, con sta scheda video Fortnite, VGA, se mettete dettagli epici tipo sopra i 120, Warzone sopra i 100, se poi abbassate e mettete dettagli competitivi si sfiorano i 200 fps, di media va a 100 fps su quasi tutti i giochi, dai test di Tech Power Up. Più o meno va un 4% in meno in Full HD della 3060, e ve la portate a casa con solo 360 euro. Vendute e spedite da NR Info, venditore terzo super affidabile, e oltretutto, ragazzi, come sapete, NR Info ci vende delle XFX, quindi custom economiche, ma che comunque sono accettabili. In questo caso è una XFX SWFT 210 e è proprio la base, però alla fine è una 6600, non scalda chissà che, parliamo di un TDP di 130 watt, le performance più o meno ve le ho dette, e con 12100F comunque funziona da Dio per il Full HD, anche perché il 12100F, vi ricordo di dargli un'occhiata al video che ho portato, è un processore che per il gaming va benone, anche se è un 4 core 8 thread. Detto questo, quant'è la somma di questi componenti? Ragazzi, abbiamo fatto una build con una 6600, un 12100F, che ci permette di giocare in Full HD di media sopra i 100 fps, maxando, e in alcuni casi anche di più, e in base ai titoli, ovviamente anche di meno se piazzate un Cyberpunk, questo è ovvio, ma che ci costa soltanto 850 euro. Con 850 euro ad oggi vi portate a casa questa build che ci giocate benone, benone, dominate il Full HD, e che dirvi, cioè potete metterci 20-30 euro in più se volete mettere un dissipatore a non stock, quindi se volete mettere un aftermarket, ma è una signora build, ragazzi. Poco da dire, oltretutto, ragazzi, mi sto organizzando per portarvi test effettivi, cioè io che vi faccio vedere come va la 6600, che non l'ho mai portata sul canale, sempre parlato molto in teoria, ma mai nella pratica, quindi prossimamente arriveranno anche dei test, ma i test che vi ho detto, quindi più o meno le medie eccetera, l'ho presa da Tech Power Up, Fortnite e Warzone, ho dato un'occhiata invece in rete, e quelli sono gli score. Quindi, ragazzi, una gran build con 850 euro, ve la portate a casa, quindi mi raccomando, se siete interessati ad acquistarla o magari qualche piccola modifica volete, scrivetemi nei commenti, vediamo se volete mettere qualcosa di meglio, qualcosa di peggio, oppure boh, se volete risposte rapide, ragazzi, iscrivetevi alla chat di gruppo e iscrivetevi soprattutto al canale Telegram delle offerte, se volete fare offertone, magari a 100 euro portate a casa una Bisa 60 presa dal warehouse di Amazon, quindi non da escludere. E niente, ragazzi, ovviamente se la build vi piace, vi è piaciuta e insomma vi è piaciuto il video, mettete un like, commentino, iscrivetevi al canale, e niente, ragazzi, giù in descrizione ci sono i vari link se siete interessati all'acquisto della build, e ci si vede a un prossimo video, ragazzi. Un saluto da Davide, dal piccolo baby Yoda con la testa fluttuante. Oddio. E niente, ci si vede a un prossimo video. Ciao!